apre i battenti e festeggia 50 anni di storia la Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino, che è stata inaugurata all'interno dello storico Palazzo Parisani Bezzi. Al secondo piano il direttore artistico Andrea Gualandri ha allestito l'esposizione dedicata alle circa 60 opere selezionate tra i partecipanti, 594 autori, rappresentanza di 61 diverse nazioni che si sono cimentati con il tema l'arte del Novecento, riscrivendone la storia attraverso la pratica mai obsoleta dell'umorismo in maniera irriverente, in alternativa alla rigidità accademica. Beh, la scelta del tema l'arte del Novecento è stata una sorta di scommessa. L'arte è un principio attivo che esiste all'interno della Biennale, però da troppo tempo inespresso per certi aspetti. L'arte è figlia di tantissimi linguaggi, non ha soltanto l'illustrazione, il disegno, la caricatura, ha anche altri strumenti. L'umorismo ha varie forme anche lui, quindi perché non far coincidere queste due cose all'interno di un discorso molto più ampio e, tra virgolette, costringere in un qualche modo i concorrenti del concorso a gareggiare con l'arte stessa, insomma, quindi con tutta la molteplicità di linguaggi in essa presente. Com'è avvenuto l'incontro tra Andrea Gualandri e la Biennale dell'Umorismo di Tolentino? L'incontro tra me e la Biennale è venuto poco meno di 10 anni fa. Ho partecipato, come tanti altri ragazzi e personaggi che sono in questo caso appesi con le loro opere in queste sale, e al tempo avevo partecipato anch'io ed ero stato selezionato per il concorso, quindi esposizione, catalogo. Poi dopo, per fortuna o merito, ho vinto un'edizione, quella del 2005 se non sbaglio, e da lì è incominciata questa sorta di rapporto d'amicizia con altre performance e situazioni all'interno di Tolentino. Fino a quest'anno mi hanno fatto questa proposta un po' indecente per certi aspetti di diventare direttore artistico. E qual è quindi la direzione che dovrebbe prendere dopo questi 50 anni secondo lei? Beh, dovrebbe prendere una direzione un attimino più spericolata, se vogliamo, meno vincolata a una storia che sicuramente l'ha formata, l'ha caratterizzata, ma che per questo non può essere soltanto l'unico movimento di questa biennale. Deve andare veramente oltre, proporsi non soltanto come concorso ma anche con altre iniziative, come il padiglione ad esempio sotto, vi ripeto, perché effettivamente ci sono ancora altri mezzi, altre strade non ancora sondate, non ancora sperimentate. Effettivamente questa biennale ha questa esigenza, ha 50 anni ed è molto più che matura, quindi può tranquillamente farlo. Al primo piano invece Luca e Beatrice presenta Tra il sublime e l'idiota, l'umorismo nell'arte contemporanea italiana, una mostra che la Biennale regala ai visitatori in occasione dei suoi 50 anni. Una nuova sfida biennale per il curatore, che sceglie con uno sguardo non convenzionale le opere di 28 artisti che nella loro carriera hanno saputo usare il linguaggio dell'ironia per affrontare in chiave critica il reale. Io non amo molto l'ironia sottile, preferisco la battutaccia da caserma, insomma, quello dove tu puoi tirare fuori tutto te stesso, dire la parolaccia, guardare il culo a uno, insomma, essere liberi. L'arte è un fattore anche un pochino di liberazione dei propri sentimenti, non dobbiamo essere troppo costretti. È chiaro che da questo punto di vista la politica, la società, la religione e il sesso ci vengono in aiuto. E quindi questi temi tabù sempre con cui viene poi raccontata la verità in chiave ironica. Esatto, l'artista può essere una sorta di trickster, un buffone shakespeariano che può dire al re che è nudo e non incorre in nessuna pena in quanto lui è un artista e di conseguenza si sottrae al giudizio comune. La politica sempre al centro un po' dell'umorismo, e che effetto fa magari anche la politica, anche se locale, vedere questo? Beh, quello confortante è che anche William Hogarth nel Settecento prendeva il ceto politico e il degrado della scena politica come cuore delle proprie sferzanti vignette. La vicenda contemporanea è molto più triste e quindi viene un po' meno da riderci sopra, però come un sorriso, come dice Leopardi nell'apertura della mostra, aiuta a governare il mondo. Innanzitutto vorrei sottolineare appunto i 50 anni di storia. Nel 1961 un sindaco illuminato che aveva non solo l'amore per l'arte e per
la caricatura, ma soprattutto ebbe una grandissima intuizione. Come promuovere il territorio attraverso eventi importanti, nazionali e internazionali. È stato un po' quello che poi ha dato il là a tutto quello che è successo nei decenni successivi alla nostra provincia. Quindi onore e merito a Luigi Mari, che appunto iniziò questa grandissima manifestazione, che nel tempo poi si è arricchita di tantissime novità. Devo dire che la Biennale naturalmente non solo non mostra i 50 anni, ma la freschezza, la vivacità, l'interesse che suscita, che ha suscitato e che continua a suscitare, naturalmente la rendono uno degli eventi più importanti del nostro territorio, una vera eccellenza. 50 anni di sorrisi, di satira e di umorismo a Tolentino, l'appuntamento con la Biennale quest'anno riveste un significato particolare visto questo mezzo secolo di storia. Tolentino è conosciuta in tutto il mondo per questa Biennale, quindi è un tratto identitario della nostra città e in questo consiste sicuramente l'importanza, ma più in generale ha creato un patrimonio culturale e una storia che ormai è appunto connessa con Tolentino. Direi che l'impegno è quello di mantenere questa tradizione riattualizzandola e facendo sì che l'occasione della Biennale sia un'occasione per tutti noi, per i visitatori, per un tipo di comunicazione e di arte che è vicina all'animo umano, il quale pur affrontando la realtà e quindi avendo bisogno di una lettura reale delle cose, comunque può essere aiutata invece da un linguaggio, da un'espressione che tende a cogliere anche gli aspetti grotteschi che pure ci sono, o umoristici, e questo nel favorire la lettura però può anche dare e dà di solito anche un senso di leggerezza che ci aiuta ad andare meglio avanti. Biennale ha 50 anni ma una grande longevità. Questo è un prodotto che appartiene alla memoria storica della nostra città e del nostro territorio. Tutti sanno che Tolentino ha questo prodotto e la città di Tolentino, la provincia di Macerata, la regione Marche, ognuno per il proprio livello, si caratterizza culturalmente per questo prodotto. Quindi abbiamo questo grande compito di mantenere viva la memoria storica del nostro territorio, ma nello stesso tempo di irrompere nel panorama artistico e nel panorama sociale e sociologico con strumenti nuovi, non più la caricatura di 50 anni fa come momento di comunicazione, ma l'arte contemporanea, dissacrante, forte, a volte anche violenta, ma decisa ad abbattere tutti i muri d'omertà, insomma, con gli artisti che attualmente attraverso Luca Beatrice compongono il panorama nazionale e internazionale di quest'arte, e vorremmo che la città di Tolentino si riappropriasse del proprio patrimonio, anche di questo palazzo bellissimo che è Palazzo Varisani Vezzi. E per la Biennale dell'umorismo di Tolentino, che compie appunto 50 anni, quale augurio fa? Ma c'è un'interessante coincidenza: la Biennale di Tolentino compie 50 anni, anch'io compio 50 anni, ce li portiamo alla grande, andiamo avanti così.